Grazie. Innanzitutto buongiorno e benvenuti. Benvenuti in quello che è il nuovo mercato di San Teodoro. Grazie. Le persone che sono qui sul palco oggi e che ringrazio, dal presidente Moncalvi, al presidente Granieri, a Alfonso, al nostro assessore, al presidente della commissione Andrea Coia, e tutti coloro che non sono sul palco ma che sono qui hanno contribuito a realizzare un sogno, che era quello di riaprire un vero farmers market nel segno della legalità e della solidarietà, come è stato detto. La cosa bella è che noi abbiamo creduto da subito che questi aspetti potessero coniugarsi. È vero, come lei ha detto, ci sono stati momenti di grande emotività, di alcuni, diciamo, confronti un po' aspri, però ci siamo confrontati sul merito della proposta e oggi, se possiamo riaprire, è perché tutti abbiamo contribuito a concretizzare quel sogno. Quel sogno che era solo un'idea, oggi lo possiamo toccare con mano, lo respiriamo perché sentiamo anche i profumi e poi magari assaggeremo qualcosa e finalmente restituiamo alla città un pezzo importante di un tessuto economico e produttivo come quello che riguarda la filiera agroalimentare, che per Roma è fondamentale. Ricordiamoci che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa. Tra l'altro, vi do un'altra notizia, abbiamo, possiamo dire, preso la palla al balzo di questo confronto che c'è stato tra noi per realizzare un vero e proprio regolamento dei farmers market, che prima a Roma non c'era, e quindi abbiamo preso spunto per avviare un'attività sempre più massiccia del comune e dei produttori in questo settore, in questa filiera che per noi è vitale e vogliamo rilanciare. Noi parliamo, qui non parliamo di una semplice vendita di prodotti, ma tutte le persone peraltro che frequentano questo mercato lo sanno. Noi qui parliamo di una vendita di prodotti che sono a chilometro zero, parliamo di una filiera sana, di una filiera soprattutto corta, e parliamo di prodotti che peraltro non vengono solo venduti, ma vengono raccontati, raccontano una storia che è la storia di chi li produce, delle famiglie che sono dietro a vendere nei banchi, e parliamo di una storia che deve essere raccontata ai consumatori. Abbiamo non solo un orto didattico, ma abbiamo circa 90 progetti di educazione alimentare che verranno svolti qui dentro. All'interno del nuovo bando abbiamo voluto inserire degli elementi qualificanti che prendessero proprio spunto dalla necessità di avvicinare il mondo dei produttori, dei coltivatori, al mondo dei consumatori. Cioè qui noi non facciamo solo vendita, facciamo educazione alimentare, educazione agroalimentare. Questo per noi tutti è un grande punto di orgoglio, perché insegniamo qualcosa che riguarda prevalentemente il territorio di Roma e la filiera di Roma. E anche con uno spirito di solidarietà, perché abbiamo accolto i produttori delle zone terremotate. Quindi noi andiamo orgogliosi di questo progetto, che è nato da un po' di scontro, ma è finito, posso dire, con una grande festa. Quindi legalità, solidarietà e spirito di comunità che si sono coniugati insieme. Io voglio ringraziare davvero tutti per aver contribuito a rendere questo giorno reale il più vicino possibile, e soprattutto per aver restituito un pezzo importante della nostra città ai cittadini. Grazie. Buon mercato a tutti.